Due anni di pandemia hanno reso controlli, sanificazioni, nuove norme ormai routine, ma ora ci si prepara anche all'entrata in vigore del Super Green Pass. In Friuli le nuove regole sono entrate in vigore oggi, anticipando di una settimana l'originaria decorrenza fissata per lunedì 6 dicembre. La zona dell'Aquilano già è sottoposta a numerosi controlli e nei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale e gli ispettori del lavoro hanno chiuso un ristorante cinese che non aveva rispettato le norme su sanificazione periodica degli ambienti, mancata informazione sulle regole e assembramenti nei bagni, e hanno multato un barista. Le attività controllate sono state una cinquantina in provincia e i controlli saranno incrementati come da disposizioni della prefettura. Le associazioni di categoria sono d'accordo con i controlli che tutelano clienti e lavoratori. L'introduzione del Super Green Pass però non dovrebbe spostare più di tanto le cose perché ormai i meccanismi sono rodati e Confcommercio già da tempo porta avanti una massiccia campagna di informazioni per gli associati. Noi dobbiamo rafforzare sempre di più quello che già da un anno e mezzo Noi operiamo nelle nostre attività, anche i nostri associati si sono subito appoggiati alla nostra struttura qui all'Aquila, il 20 settembre, perché avevamo anche il modo di dare delle indicazioni e dei suggerimenti necessari, quindi il fatto di esporre quello che nel punto vendita, in non assembramenti, il numero massimo di persone che può contenere il locale, sono tutte norme che è necessario esporle. È una cosa che diciamo che pochi fanno, nonostante i nostri indirizzi li replichiamo ogni volta, soprattutto, ripeto, ai nostri associati, è il fatto che bisogna riportare, è dovere riportare queste indicazioni all'esterno delle nostre attività anche in lingua inglese e francese. Ben vengano da una parte questi controlli, se riescono a vedere che sono minime le precauzioni usate va bene anche la prevenzione, però purtroppo è giusto che se non vengono rispettate nessuna delle regole anti-Covid è giusto che loro facciano il loro dovere.